Là, a destra, c'è il Cremlino. E quella è l'università. A cosa è dovuto l'atteggiamento negativo dell'Occidente nei suoi confronti? Alla paura. Paura di lei? Paura della Russia, delle nostre dimensioni, dei nostri armamenti atomici, delle nostre potenzialità in diversi campi. Ma è una concezione vecchia. L'Occidente le fa una richiesta perentoria. Di diventare come gli occidentali, di fare il favore di accettare le regole dell'Occidente. No, no, io devo essere così come il mio popolo si aspetta che io sia. A dire il vero, in questo momento il popolo ha aspettative molto diverse e c'è chi da Vladimir Putin non si attende più nulla. Siberia, a 5 ore di volo da Mosca. Putin si è preso il fine settimana libero. Senza appuntamenti, senza manifestazioni, senza pretese di occupare la scena politica. Siamo intorno ai 37 gradi sotto zero. Qui le controversie vengono risolte ancora con i sistemi tradizionali. Il centro abitato più vicino si trova a un'ora di elicottero. A Putin piace atteggiarsi a cacciatore. Il ruolo della preda gli è del tutto estraneo. Vladimir Putin e l'amico Sergei Shoigu, attività principale ministro per la protezione civile, vogliono sparare a qualche cervo. Gli ultimi preparativi prima della battuta di caccia. Il fatto che oggi in Russia lo si ritenga responsabile delle cose peggiori lo ferisce, lo tocca sul personale. È un attacco al progetto di una vita, alla sua storia. È vero che è passato pubblicamente al contrattacco, definendo le dimostrazioni in Russia come il fatto più naturale del mondo. Il problema è che nessuno gli ha creduto, men che meno l'opposizione. E anche in questo fine settimana la comitiva è piuttosto sparuta. Solo uomini. Qualche amico. Guardie del corpo.
Silenzio, distrazione e amici leali. È questo che desidera in questi giorni. Vladimir Putin sa di non avere commesso reati, almeno non formalmente. Putin è laureato in legge. Io so bene che avrei potuto cambiare la Costituzione, cucirmela addosso. Molti mi hanno anche chiesto di farlo, ma mi sono rifiutato. Penso che esistano valori fondamentali ai quali il nostro paese deve abituarsi. L'entrata al congresso del partito che ha designato Vladimir Putin per la terza volta come candidato alla presidenza. I festeggiamenti sono stati pianificati dallo Stato Maggiore del partito. Ci sono quelli che votano, altri che devono applaudire. Dietro le quinte, il presidente aspetta il segnale per fare il suo ingresso insieme a Dmitry Medvedev, che è il suo successore ma anche il suo predecessore. Il presidente della Federazione Russa, Dmitry Anatolievich Medvedev. Diamo il benvenuto anche al capo di governo della Federazione Russa, Vladimir Vladimirovich Putin. Anche se l'annunciatore nomina Medvedev per primo, l'ovazione è tutta per la Russia e per Vladimir Putin. L'Occidente si è schierato tutto a favore di Medvedev. In sostanza, lui sostiene che Putin è un uomo autoritario. Sì, lo so. Ne abbiamo già parlato. L'Occidente si schiera abitualmente a favore di un personaggio o di singoli politici russi. Ma io credo che sia un grave errore. Non bisogna schierarsi a favore di singoli individui, ma di tutto il popolo russo. La regia non lascia nulla al caso. Ecco il generale benemerito che riconosce un solo candidato. Cari amici e colleghi, vi chiedo di sostenere la candidatura di Vladimir Vladimirovich Putin alle elezioni presidenziali della Federazione Russa. Grazie. È il turno dell'imprenditore giovane e dinamico, che lancia lo stesso appello. Poi arriva la donna, la madre del popolo. Oggi in Russia è anche la festa della mamma. Sostengo la candidatura di Vladimir Vladimirovich Putin alla presidenza perché noi mamme, le mamme di famiglie numerose e le madri di famiglie d'adozione, riponiamo in lui grandi speranze. E infine la nuova e la vecchia speranza del partito spiega perché debba essere lui e non Medvedev l'uomo giusto. Quando la gente acclama la Russia e Medvedev e Putin, va bene, vi ringrazio, ma quando acclamate la Russia dovete farvi sentire tutti, di nuovo. I giornalisti possono seguire la kermesse solo dall'esterno della sala, su uno schermo con le immagini in diretta.
un tempo reale alla russa. All'interno della sala, la TV di Stato ha bisogno di spazio per trasmettere in tutto il paese e i giornalisti non farebbero altro che disturbare. Il partito conferma il suo candidato con il 100% dei consensi. Certo, i nostri avversari criticano sempre il governo per quello che fa. Dicono che manca la democrazia, la libertà di stampa e così via. Ma sono in condizione di farlo. Hanno la possibilità di parlare pubblicamente di queste cose e di impegnarsi in maniera attiva, di manifestare. I media funzionano normalmente tutti i giorni e, grazie a Dio, non c'è nessuno che li ostacola. E questo significa che la nostra società ormai è strutturata in modo tale da rendere impossibile qualsiasi ritorno al passato. L'unico limite è che finora nessun altro partito ha potuto celebrare la nomina del proprio candidato con una diretta sulla TV di Stato che arriva in ogni angolo del paese. Nonostante le contestazioni, nessuno mette in dubbio la vittoria di Putin. E Putin ha già mandato il suo amico Sergei Ivanov, ex ministro della difesa, al Cremlino in qualità di primo funzionario amministrativo per preparare il suo ritorno alla carica più alta. Al momento Putin non ha un vero avversario politico. Non è escluso che si possa arrivare al ballottaggio. Potrebbe anche succedere. Ma prima di tutto, so che Putin non ha paura di un eventuale ballottaggio. E in secondo luogo, se effettivamente dovesse esserci un secondo turno elettorale, il che non è detto, so che Putin lo vince. Vincerà senz'altro. A Mosca niente di nuovo. Chi ha soldi e conoscenze stasera siede su una poltrona del Teatro Bolshoi. La cattedrale dell'alta società riapre le sue porte dopo anni di chiusura per i lavori di restauro. È l'evento clou per la mondanità. Putin è piuttosto lontano da questo genere di appuntamenti culturali. Lui gioca a hockey su ghiaccio. L'hockey su ghiaccio è uno sport popolare. E nella città russa di Sochi, nel 2014, ci saranno le Olimpiadi invernali. Putin avrà 62 anni. Il presidente della Russia potrà aprire i giochi scivolando sulla superficie di ghiaccio scintillante. Sarà importante sfoggiare una certa sicurezza sui pattini. Perciò, se necessario, si allena per ore. San Pietroburgo, la città più importante della Russia dopo Mosca. Qui Vladimir Putin è cresciuto tra gli anni 50 e 60. Allora San Pietroburgo si chiamava ancora Leningrado. Non ha mai conosciuto i suoi due fratelli maggiori. Sono morti da piccoli, molto prima che nascesse. Passavo quasi tutto il mio tempo in cortile con gli altri bambini. Erano tutti come me. Oligarchi non ce n'erano. E nemmeno funzionari di partito, quelli abitavano da altre parti. Dove stavamo noi, vivevano solo famiglie di operai, ragazzi e ragazze. Scorazzavamo per tutto il giorno in cortile, dove si svolgeva tutta la nostra vita. Dalla mattina alla sera, a volte fino a tarda notte.
Poi i nostri genitori tornavano a casa e ci richiamavano a casa. Avevamo una camera di 24 o 25 metri quadrati in un alloggio comunale dove vivevo con i miei genitori. Nello stesso appartamento vivevano un'altra famiglia di 3 persone e un'altra di 2. Nessuna città soffre più di San Pietroburgo durante la Seconda Guerra Mondiale. Per 871 giorni viene assediata dai tedeschi che bloccano i rifornimenti. Muoiono centinaia di migliaia di persone. Il padre di Putin, che è soldato, rimane gravemente ferito. I genitori sopravvivono alla guerra e negli anni successivi preferiscono non parlare di quell'esperienza traumatica. Non posso dire che fossimo una famiglia particolarmente emotiva, che ci raccontassimo le cose, che ci confrontassimo su qualcosa. Ognuno in sostanza viveva tutto un po' per conto proprio. Ovviamente ci volevamo bene e i miei genitori sono rimasti insieme fino alla fine dei loro giorni. Ciò nonostante non ho mai sentito parlare di fatti sconvolgenti, di atti di eroismo, né di particolari difficoltà o di episodi tragici. Ai miei genitori non piaceva parlarne. Non gli andava. Il padre, si sa, era un vero proletario. E aveva sempre qualcosa da rimproverare a Vladimir. Gli si avvicinava e... Certo, amava suo figlio, ma forse aveva paura di essere troppo buono con lui. Sua madre era la gentilezza in persona. Cercava sempre di evitare i conflitti. Tutto era a posto, tutto doveva svolgersi pacificamente, senza il minimo conflitto. Suo padre era molto diverso. Un vero esponente della classe operaia. Nella palestra comunale si riunisce la squadra di judo di Putin. Qui lui si allenava da giovane. Fin da bambino il gracile Putin fa di tutto per farsi valere, per imporsi. Lei ha assolutamente ragione, è assolutamente vero. Perché decisi di fare questo sport? All'inizio eravamo tutti uguali. Avevamo 5, 6, 7, 8 anni. Correvamo intorno al cortile tutti insieme. Poi crescendo, verso i 13 o 14 anni, le cose sono cambiate. Ognuno sviluppava in modo diverso. Certi erano più grossi, più forti, più sani di altri. Fisicamente erano superiori. Il solo carattere non era più sufficiente per rimanere il capo naturale del gruppo e quindi avevo bisogno di strumenti per conservare la mia posizione dominante nel gruppo. Dare il meglio di sé per vincere e per raggiungere il risultato. Acquisire esperienza per imparare come comportarsi in determinate situazioni. Per me è importante. Plasmare il proprio carattere. In questo senso lo sport gioca un ruolo fondamentale. Quello che conta è riuscire a mettersi in gioco, concentrarsi al massimo per raggiungere un determinato obiettivo. Questo è ciò che lo sport può dare a una persona. Stare alle regole del gioco ed essere rispettato come giocatore alla pari di tutti gli altri, anche dopo la caduta dell'Unione Sovietica. A questo punta Vladimir Putin anche all'inizio della sua carriera politica. Già nel 2001, nelle parole che il neo presidente russo rivolge al Parlamento tedesco, traspare la delusione di vedere che l'Occidente, dopo l'iniziale entusiasmo per la nuova Russia, intende tornare alle vecchie ricette. Oggi alcune decisioni vengono prese senza nemmeno interpellarci. Solo successivamente vengono a pregarci di ratificarle. Ci dicono persino che senza di noi sarebbe impossibile prendere quelle decisioni. Ci chiediamo se tutto questo sia normale, se tutto questo significhi davvero cooperazione. La realtà è che non abbiamo ancora imparato a fidarci gli uni degli altri.
nonostante tutti i bei discorsi. Dentro di noi continuano a esistere delle resistenze. Da una parte chiediamo lealtà alla NATO, dall'altra mettiamo in dubbio l'opportunità di un suo allargamento. Non siamo ancora riusciti a trovare un accordo sul problema del sistema di difesa missilistico e così via di seguito. E dopo che la NATO posiziona i suoi missili lungo i suoi confini, anche la Russia mostra i muscoli e corre al riarmo. La NATO sostiene che lo scudo missilistico non è rivolto contro di voi, ma verso l'Iran. Mi ha fatto proprio ridere. Che Dio la benedica. Va bene, alla fine di una giornata di lavoro, prima di andare a dormire, torno a casa di buon umore. Quanto a noi, perché siamo preoccupati? Gli apparecchi radar e quel sistema di difesa piazzati in Europa coprono il nostro territorio fino agli Urali. Neutralizzano una parte delle nostre armi nucleari che si trovano nel nostro territorio, che rappresentano il fondamento del nostro potenziale di difesa. Qualsiasi esperto in materia lo sa perfettamente. E poi vengono da noi e ci dicono a noi. Niente paura, ragazzi. È vero che aumentiamo i missili, ma non vogliamo usarli contro di voi. Siamo o non siamo i buoni? Guardate i nostri occhi come sono sinceri. Ma non è così che si fa. Per questo ho riso così tanto. Tutto era cominciato in maniera molto promettente. Nel 2001 il presidente russo e quello degli Stati Uniti si incontrano per la prima volta. George W. Bush resta evidentemente colpito dall'uomo del Cremlino. Presidente Bush, gli americani possono fidarsi di quest'uomo? Le rispondo subito. Ho guardato quest'uomo negli occhi e l'ho trovato molto diretto e degno di fiducia. Tra noi c'è stato un ottimo dialogo e sono rimasto colpito dalla sua anima. Penso che caratterialmente sia un uomo molto discreto e sensibile. Ma era il presidente degli Stati Uniti e doveva fare il suo dovere. Agiva in base a quello che riteneva più giusto e a quello che i suoi collaboratori, i suoi consulenti ritenevano più giusto. Credo tuttavia che spesso abbia preso decisioni sbagliate. Mosca festeggia la vittoria sulla Germania nazista. L'immagine di una Russia che può nuovamente dissolversi dopo la caduta dell'Unione Sovietica è l'incubo di Putin. Il fatto che alcuni singoli stati della federazione, come la Cecenia, si rivoltino contro il governo centrale e che lo stato più grande del mondo svanisca poco a poco nell'oblio è qualcosa di impensabile per la sua visione politica. Per preservare la grandezza della Russia è disposto anche a imbarcarsi in una guerra che costa la vita a migliaia di civili, ma anche a tanti soldati russi. Il prezzo da pagare è stato alto. Molto alto. Cose del genere ti restano dentro tutta la vita. Ma io sono sicuro che se in quel momento non fossimo stati coerenti, se avessimo mostrato debolezza, le conseguenze sarebbero state peggiori e il numero delle vittime maggiore. La Russia sarebbe stata trascinata in una serie infinita di sanguinose guerre locali. Noi saremmo diventati probabilmente una seconda Jugoslavia. Di sicuro la diplomazia non è il suo forte. No. Certamente no. Vede, io dico solo quello che penso e quello di cui sono convinto. Per me è questo il modo più giusto di comportarsi.
Non è niente di artificioso. Io so di parlare sempre apertamente con i miei avversari, con i miei amici, con gli avversari politici. Parlo con sincerità con tutti e dico quello che penso. Vengono usate bombe a frammentazione che uccidono centinaia e centinaia di persone. Presidente Putin, lei non pensa che nell'intento di sradicare il terrorismo in Cecenia, lei finirà per sradicare anche la popolazione civile cecena? Mi dica, lei intende diventare un fondamentalista islamico? E intende farsi circoncidere? Bene, allora la invito a Mosca. Siamo una società multiconfessionale e abbiamo ottimi specialisti. Darò indicazioni affinché la circoncidano, in modo tale che non cresca più niente. Io ho studiato qui. Questa è l'università di Leningrado, che oggi è l'università di San Pietroburgo. Proprio in questo edificio ho lavorato come assistente del rettore. Vladimir, figlio di operai, sogna di fare l'agente segreto all'estero, di entrare in un'elite segretissima e di girare il mondo al servizio del suo popolo e della patria. Per questo decide di studiare legge. Sapevo che i servizi, o meglio gli uomini che lavoravano per l'intelligence e il controspionaggio, erano, come si diceva allora, servitori altruisti del popolo e degli interessi del paese. Gente disposta a mettere in gioco anche la vita pur di raggiungere quegli alti ideali. Il motivo della mia scelta fu soprattutto questo. Una volta gli dissi: io sono un musicista, ho studiato musica e suono più o meno bene il violoncello. Insomma, credo di sapere il fatto mio in materia di musica. E tu? Tu invece che lavoro fai? Posso immaginare che lavori per garantire l'ordine e la legge, o che vigili su quanto accade o dai la caccia ai criminali. Lui rispose: no, io sono un esperto di esseri umani, del comportamento umano. Era completamente inutile cercare di fargli dire qualcosa sul lavoro. Completamente inutile. I servizi fanno volentieri a meno di qualcuno che muore dalla voglia di raccontare a tutti di essere un agente segreto. Prima del matrimonio ha detto a sua moglie di essere un agente del KGB? Per molto tempo non ha saputo nulla. Non le ho detto niente per diverso tempo. Poi però le ho raccontato tutto. Avevo il diritto di sapere chi stava per sposare. Nei 5 anni che Putin trascorre in Germania Est, a Dresda, come agente segreto, il panorama politico di Mosca subisce una trasformazione. Ai vertici del vecchio Politburo cominciano a salire volti nuovi. È l'inizio della fine dell'impero sovietico. A dire il vero, non capivamo cosa stesse accadendo a Mosca, ma era molto difficile capirlo, perché si trattava di circoli molto chiusi. Persino noi, che lavoravamo nell'apparato di sicurezza dello Stato, non avevamo idea dei cambiamenti che stavano avvenendo ai piani alti del potere. E poi arrivò Gorbaciov e la situazione un po' cambiò. Era la perestroica. Ma non sta cambiando solo Mosca. Mikhail Gorbaciov, l'uomo nuovo, annuncia il nuovo corso anche agli alleati della DDR. Credo che sarà in pericolo soltanto chi non saprà reagire alla vita. Al contrario, chi è attento ai segnali che giungono dalla società e cerca di trasformarli in politiche concrete non deve temere le difficoltà. Le difficoltà è normale che ci siano. Le parole di Gorbaciov segnano l'inizio della fine della DDR. Dresda, qualche settimana dopo. Non solo i dimostranti si riversano nelle strade, ma prendono anche d'assalto la centrale della Stasi e si concentrano anche davanti agli uffici del KGB. Ho
Gli ordini ricevuti erano: non ostacolate i cittadini della DDR, non interferite nella risoluzione dei loro problemi interni. Qualunque forma questi dovessero assumere. Io scesi dai dimostranti e chiesi loro cosa volessero. Mi risposero che volevano ispezionare l'edificio perché pensavano che fosse una sede della Stasi, i servizi di sicurezza della DDR. Io dissi no, questo edificio ospita uffici dell'esercito sovietico ed essendo giuridicamente territorio russo non possiamo permettervi di entrare. A che vollero sapere come mai parlassi così bene il tedesco. Dovetti dire loro che ero un interprete. A Mosca sono sempre meno quelli che sognano una carriera nell'intelligence. Il mestiere di agente segreto ha perso ogni attrattiva. L'Unione Sovietica di 20 anni addietro non c'è più. Per la maggior parte dei russi è solo un ricordo remoto, qualcosa di distante ed estraneo, come una foto in bianco e nero ingiallita dal tempo. Anche per Putin la vita è cambiata, ma il ricordo di quei giorni è ancora vivo nella sua memoria. Il fatto che un uomo come lui sia riuscito a imporsi nel caos degli anni 90 e continui ad essere sulla cresta dell'onda lascia pochi dubbi riguardo al valore della persona. Putin è arrivato. Ce ne vuole perché si dia per vinto. Del resto, Mosca e le manifestazioni di protesta non sono la Russia. Le elezioni si vincono sul campo. Putin sa che non diventerà un animale da Facebook. È stato il maggiore sostenitore di Putin, Boris Nikolaevich Yeltsin, il presidente controverso dalle ambizioni democratiche. Yeltsin aveva accolto al Cremlino Putin, rimasto disoccupato, come rappresentante politico comunale nel 1996. Lei ha avuto una carriera davvero folgorante. Nel giro di 4 anni è arrivato al vertice. Chi l'ha sponsorizzata? No, nessuno. Non avevo nessuna conoscenza speciale, nessun appoggio, nessuna vitamina A. Intendo amicizie influenti. Niente di tutto questo. Venivo dalla provincia. Avevo lavorato per uno che aveva perso le elezioni. Agosto 1991. Alcuni funzionari del PKUS, il Partito Comunista Sovietico, ritengono che Gorbaciov abbia passato il segno con le sue riforme. E organizzano un colpo di Stato col sostegno del KGB. È il grande momento di Boris Yeltsin, il quale dà il suo appoggio a Gorbaciov. Il colpo di Stato fallisce e per la prima volta Vladimir Putin viene assalito da qualche dubbio in merito al suo ruolo. Sì, è un passaggio molto interessante. Fu durante il tentato colpo di Stato. Gorbaciov era stato arrestato in Crimea. Ma non so bene come si fosse svolta l'operazione. E a quel punto mi resi conto del duplice ruolo che ricoprivo. Da una parte ero lo stretto collaboratore del leader dell'opposizione democratica e al tempo stesso ero un agente del KGB. Il KGB aveva fortemente appoggiato il tentativo di colpo di Stato. Era una posizione troppo ambigua e non potevo tollerarla e quindi mi sono dimesso. Senza sapere che sarebbe accaduto. La svolta radicale della perestroica per molti rappresenta una catastrofe. Il settore pubblico è alla paralisi. Tanti sono ridotti alla fame. Per questo anche Putin, al suo rientro dalla Germania orientale, si mette alla ricerca di un altro lavoro. Era chiaro a tutti che l'Unione Sovietica era vicina al tracollo. La situazione era prossima a esplodere. Non c'era più nemmeno la certezza che gli apparati di sicurezza avrebbero continuato a esistere così com'erano. Si parlava di tagli e io ovviamente cominciai a pensare alla mia vita futura, a come andare avanti. Ricordo ancora molto bene quel periodo. Avevo 2 figli a cui dare da mangiare e ho pensato, un titolo di studio da civile ce l'ho, sono laureato in legge.
Putin si congeda dai servizi segreti e inizia a lavorare all'università. Un suo vecchio professore, Anatoly Sobchak, gli fa un'offerta. Sobchak ha fatto carriera ed è diventato sindaco di San Pietroburgo. È un sostenitore della perestroica e conosce molto bene Yeltsin. Mi chiese di diventare suo collaboratore. Ascoltai attentamente la sua offerta e poi gli dissi: verrei volentieri a lavorare con lei, mi interessa davvero, ma temo che sia impossibile. E perché? Fece lui. Perché non sono soltanto l'assistente del rettore, ma anche un agente della sezione esteri del KGB. Ciò nonostante, Putin fa carriera velocemente e in breve tempo è vice sindaco di una città di milioni di persone. Quello fu il periodo più difficile per San Pietroburgo. Alla fine del 1991 non esistevano né la Russia né l'Unione Sovietica, né tantomeno una vera e propria struttura di potere. Una criminalità dilagante, anche nel settore dell'economia. Vladimir Putin mise a frutto la sua esperienza nei servizi segreti, mostrandosi molto energico e risoluto verso aziende e imprenditori. Come ex spia disponeva di parecchie informazioni e credo che avesse la situazione pienamente sotto controllo. Sobchak si fidava di lui, ma molti a San Pietroburgo lo temevano. Dobbiamo dare una risposta adeguata. Se i criminali sono diventati così arroganti da aggredire un agente di polizia e ucciderlo, la reazione delle forze dell'ordine deve essere immediata e decisa. Se necessario, anche brutale. Solo in questo modo sarà possibile sconfiggere la criminalità, questa grave minaccia per la società. Per ogni poliziotto ucciso bisogna passare per le armi 10 criminali, ovviamente nel rispetto delle leggi. Era ora di andare a letto. E vidi che sistemava vicino a sé un fucile. Gli chiesi: che ci fai con il fucile? E lui rispose: lo so che in caso di attacco il fucile mi servirebbe a ben poco, però mi fa sentire più sicuro. Temeva di essere aggredito da un momento all'altro a causa della sua attività politica, che i criminali avrebbero potuto ucciderlo. Lui aveva affrontato il problema con pragmatismo, con freddezza, e si era procurato un fucile a pompa. Nel 1996 Sobchak, il suo mentore, perde le elezioni a San Pietroburgo e Putin deve mettersi di nuovo in cerca di un lavoro. Questa volta nella capitale, Mosca. Sa, quando sono andato a Mosca non è che avessi grosse ambizioni. Mi ero trasferito solo perché, essendo stato uno degli stretti collaboratori del sindaco Sobchak, dopo la sua sconfitta alle elezioni non avevo alcuna possibilità di ottenere un incarico pubblico con la nuova amministrazione comunale. Nell'agosto del 1996, quando Boris Yeltsin vinse le elezioni presidenziali, fui nominato vice direttore dell'amministrazione presidenziale. Sapevo che Putin cercava un lavoro e gli proposi di collaborare con me nello staff del presidente. Al Cremlino domina il caos. Un presidente dei ministri non resiste per più di un paio di mesi. Presto al pragmatico Putin vengono affidati compiti sempre più importanti. Lavorava al direttorato di controllo. Gli chiesi: ma che fai lì? E lui: tengo tutto sotto controllo e faccio lavate di capo a tutti. Vladimir era sempre stato ambizioso, ma fare lavate di capo non era certo il suo obiettivo. Però era orgoglioso che gli affidassero compiti significativi. Grazie alla sua efficienza, Putin entra nei circoli più ristretti del potere. L'amministrazione Yeltsin è allo sbando. Putin diventa capo del FSB, i servizi federali per la sicurezza nati dalle ceneri di quel KGB, dal quale anni prima si è dimesso a San Pietroburgo. Al potere c'erano pochi in grado di perseguire una linea dura con la sua aggressività. La situazione era molto difficile e quindi un uomo come Putin era molto apprezzato. Naturalmente, dopo la nomina a capo del FSB, la sua influenza crebbe enormemente. Quando fu nominato capo del FSB, mi chiamò alla Lubianka per chiedermi di fargli da vice i federali per la sicurezza. Sono gli ultimi anni dell'era Yeltsin. In questa riunione del comitato organizzatore è importante pianificare.
Le decisioni di governo vengono prese per acclamazione e in funzione del tasso alcolico. Non siete al posto giusto. Stepashin è il primo sottosegretario. Disponetevi bene. Sergei Vadimovich, scambiatevi il posto. Ricordatevi che il primo sottosegretario è Stepashin Sergei Vadimovich. Stepashin diventa presto primo ministro. 89 giorni dopo sarà sostituito da Putin. Esatto, ora va bene. La mia nomina a primo ministro era sinceramente molto strana. Al primo incontro con Yeltsin, quando mi convocò nel suo ufficio, mi disse: è necessario che lei diventi primo ministro. Io mi limitai a chiedere perché. E Yeltsin rispose: perché così deve essere, in questa situazione è necessario. In quei 3 mesi da primo ministro ho subito delle pressioni terribili. Buongiorno. Non mi siedo perché non mi trattengo a lungo. Questa mattina ho parlato con il presidente, che ha accettato e controfirmato la mia lettera di dimissioni. Mi ha ringraziato per il lavoro svolto e mi ha sollevato dall'incarico. Subentrerà al mio posto Vladimir Putin, segretario del Consiglio di Sicurezza e capo del FSB. Prima ancora di ricevere questa proposta, sono stato convocato dal presidente Yeltsin al Cremlino. Mi ha detto che stava valutando la possibilità di indicare me come nuovo primo ministro e successivamente anche come presidente della Russia. Per me era una cosa del tutto inaspettata e gli dissi che non ero sicuro di essere adatto per questo incarico, per un destino del genere. Non ha cercato di convincermi. Mi ha detto soltanto: ne riparleremo. Prima rifletta sulla mia offerta. Successivamente mi ha convocato di nuovo e io ho accettato. Putin combinava 2 aspetti molto interessanti. Era consigliere di uno dei politici democratici di riferimento della Russia, un uomo che si era adoperato per cambiare il regime e aveva combattuto il Partito Comunista per ristabilire la democrazia. Putin era consigliere di Yeltsin e quindi godeva della fiducia di quelli che all'epoca lavoravano nell'amministrazione Yeltsin. Aveva anche una forte influenza sui servizi di sicurezza e sugli apparati giudiziari della nazione. Nel 1999 Boris Yeltsin nomina Putin suo successore. Putin si mostra molto riconoscente. Il primo decreto firmato dal neo presidente è un provvedimento di garanzia che protegge Yeltsin e i suoi da ogni procedimento penale. Il prezzo del potere? Chiedetelo a Putin. Beh, normale. Credo che sia normale. Putin ha creato un precedente inedito nella storia del mio paese. Chi è al vertice del potere non viene tradito, né ucciso, e neanche chiuso in un mausoleo. Non viene confinato in campagna come Khrushchev, né infangato come Brezhnev. Putin viaggia in lungo e in largo nel grande impero russo. Attraversa i 9 fusi orari per intervenire personalmente sui problemi che si presentano. Un'impresa senza speranza per una persona sola in un paese così vasto. In queste occasioni Putin si attiene in maniera ferrea alla regola che si è imposto. Nelle situazioni difficili, fare finta di nulla.
Se avesse alle spalle una carta da parati, sarebbe capace di diventare del suo stesso colore, pur di comunicare all'opinione pubblica un senso di normalità. Deve governare per il bene del paese. Un uomo, una missione. Putin interviene in veste ufficiale su qualcosa solo se è assolutamente necessario. Di crisi non parla mai. La crisi non esiste. Se sei suo amico, se collabori con lui, se ti dimostri affidabile, non ti lascerà mai a piedi. Penso che nella vita sia una qualità importante e nella politica è doppiamente importante. Non essere un traditore, non essere un vigliacco e non abbandonare le persone che ti sono più vicine. E i suoi lati negativi? Se Putin fosse in pensione le direi... Non sopporta di essere contraddetto. Non perdonerebbe mai chi lo tradisse, chi lo prendesse in giro o lo fregasse in qualche modo. Queste cose lui non le dimentica. È così, non le dimentica mai. Comunque sia, ho capito che la lealtà è l'opposto dell'aggressività. Non bisognerebbe mai essere aggressivi. Ma questo non significa che non si debbano proteggere i propri interessi. È sempre necessario agire in maniera coerente, ferma ed energica. Sono le battaglie degli anni 90 a segnare Putin, quando lo Stato è a un passo dalla bancarotta e il paese è in balia delle scorribande da far west di un gruppetto di nuovi ricchi. Era assolutamente necessario riportare un po' di ordine nell'amministrazione pubblica. Non c'entra niente la disciplina cruenta da KGB di cui parlano certi pseudo-esperti. Si trattava di ristabilire alcune regole elementari. Bisognava riprendere il controllo del paese, riportare la disciplina nei processi politici e nell'applicazione della legge. Era fondamentale che la legge venisse assolutamente rispettata. All'indomani del suo insediamento, Putin convoca subito gli oligarchi al Cremlino. Il messaggio è chiaro. In futuro dovranno tenersi lontani dalla politica. La situazione era molto difficile e... Gli oligarchi, i personaggi che lei ha citato, avevano un potere illimitato, ma non solo. Lo Stato era debole e lo erano anche le istituzioni. Si diceva che a governare fossero i gangster. Quando venni a Mosca, questa situazione mi divenne ancora più chiara. La mia scelta fu di resistere a questo stato di cose nell'intento di ripristinare le regole più elementari. Gli incontri al Cremlino si susseguono. Putin vuole chiarire la questione fondamentale. Chi ha il potere nel paese? Il presidente eletto o gli oligarchi? Si sta parlando di una situazione emersa da poco e alcuni aspetti sono stati eccessivamente politicizzati. L'operato delle autorità preposte indica una cosa, che la questione di fondo è il rapporto fra le imprese e lo Stato. Sì, abbiamo posto delle condizioni. Ho preteso che tutti rispettino le leggi. Ho detto che il saccheggio della Russia è finito, più o meno, ma tutti hanno capito l'antifona. Mikhail Khodorkovsky ha dei piani precisi. Grazie ad affari sospetti e a ottimi agganci politici, nel giro di pochi anni questo miliardario è diventato uno degli uomini più ricchi di tutta la Russia. Ha dichiarato guerra al presidente, finanzia l'opposizione e intende aprire all'Occidente. Vuole vendere Yukos, il suo gruppo petrolifero, il secondo di tutta la Russia, a una multinazionale del petrolio americana. Accusa il Cremlino di corruzione. Putin contrattacca accusandolo di evasione fiscale. Al Cremlino si arriva alla resa dei conti. È il momento di stabilire chi ha veramente il potere nel paese. Nella diapositiva successiva si può notare come la corruzione costi alla Russia intorno ai 30 miliardi di dollari l'anno. Una cifra pari al 10-12% del PIL. Come ha accumulato
tutti quei capitali. Nel suo dibattito sulla corruzione dovrebbe esserci anche questa domanda, per non parlare delle tasse o dell'evasione fiscale. Io e lei abbiamo già discusso di questo problema. Forse è per questo che ci sono così tante domande per ottenere l'ambito posto di ispettore delle imposte. Dopo qualche mese, Khodorkovsky viene arrestato per evasione fiscale e condannato a 8 anni di reclusione. I suoi avvocati sentono aria di complotto politico. Esiste una Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si fida della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Si fida oppure no? Hanno letto la sentenza. Ebbene, la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo mette la parola fine alla questione. In quel documento c'è scritto, in relazione al caso Khodorkovsky, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha ravvisato la presenza di motivazioni di natura politica. A dicembre del 2010, Khodorkovsky ha subito un secondo processo. 10 giorni prima della sentenza, fatto decisamente insolito per un politico, lei dichiarò che qualunque fosse stato l'esito del processo, Khodorkovsky era comunque colpevole. Sì, mi riferivo alla sentenza precedente, che era già esecutiva. E poi, che cosa avrei detto di così grave? Che un ladro deve andare in prigione? Lei la pensa diversamente? Da allora l'economia è appannaggio del capo, anche fallimenti e bancarotte. Come quella della società Proletarsky, che produce eliche e non riesce più a stare a galla. Maestranze e dirigenti si aspettano un aiuto da Vladimir Putin. Di Putin ci si può fidare. Tuttavia, per ora, presta ascolto solo alle rivendicazioni dei lavoratori. Putin ha aiutato anche il cementificio che si trova qui vicino. I proprietari avevano chiuso da un giorno all'altro perché i profitti non erano abbastanza alti. Allora è arrivato Putin, che si è occupato personalmente della cosa, dopo che un appello del presidente Medvedev era andato a vuoto. Cos'era quel correre come scarafaggi appena avete saputo che arrivavo? Questi uomini sono diventati ostaggio delle vostre ambizioni, della vostra incompetenza e della vostra avidità. Qui sono in gioco migliaia di vite. E questo è assolutamente inaccettabile. Anche se i proprietari non troveranno un accordo, lo stabilimento riaprirà. Troveremo comunque il modo di farlo anche senza di loro. Molto bene. Hanno firmato tutti l'accordo? Deripaska, lei ha firmato? Oleg Vladimirovich, lei ha firmato? Non trovo la sua firma. Venga qui, firmi. Venga. Ecco il contratto. Deripaska è uno degli uomini più ricchi di tutta la Russia. Mi ridia la penna. Oggi non c'è nessuna azienda da salvare. Vladimir Putin è chiamato a incombenze più elevate e ha una certa fretta. All'aeroporto alcuni monaci sistemano un forziere molto particolare. Putin non vuole assolutamente mancare all'appuntamento. Per questo le autorità ecclesiali hanno spostato la cerimonia nella sala VIP dell'aeroporto.
La Chiesa greco-ortodossa ha affidato ai confratelli moscoviti una reliquia molto importante proveniente dal lontano Monte Athos. La cintura della Beata Vergine Maria. Erano secoli che l'oggetto sacro non lasciava il chiostro del monastero del Monte Athos. E prima che la cintura parta per la sua tournée in Russia, Vladimir Putin vuole vederla. Ma non solo lui. C'è anche metà del suo consiglio dei ministri. Non importa se sono credenti o meno. Dopo Putin, nel giro di poche settimane, centinaia di migliaia di persone si metteranno in marcia in tutta la Russia per seguire il suo esempio. Sono anche gesti come questo che rendono Putin ancora così potente.